Tanto rumore per eleggere Stefania Craxi, presidente della Commissione Esteri del Senato, alla seconda votazione, ma non per nulla, perché l'episodio fa traballare il governo. I 5 Stelle perdono la presidenza dell'organismo parlamentare e accusano gli alleati di volerli marginalizzare. Oggi registriamo che di fatto si è formata una nuova maggioranza che spazia da Fratelli d'Italia sino a Italia Viva. Il candidato del movimento era Ettore Licheri, presentato dopo le dimissioni di Massa per rimuovere il filo russo Petrocelli, noto per un tweet in cui aveva scritto Liberazione con la Z maiuscola, diventata il simbolo delle truppe russe. Il PD era pronto a convogliare i voti su Licheri. Le altre forze politiche erano più disposte a votare Simona Nocerino, sempre 5 Stelle, però considerata più vicina a Luigi Di Maio. Finisce con 12 voti a Craxi, 9 a Licheri e una bianca. Conte, infuriato, convoca un Consiglio nazionale straordinario, afferma è venuta meno la leale collaborazione e si appella a Draghi, chiedendogli di tenere insieme i partiti che sostengono il governo.